Il Casale Santa Maria del Rovo si aggiudica l'edizione 2017 della Disfida dei Trombonieri. Il sodalizio del distretto Pasculanum, guidato dal capitano Alfonso Bisogno, con una batteria di sparo quasi impeccabile, porta così a casa per la 12ª volta l'ambita pergamena bianca. Al Casale, che adotta i colori bianco e verde, oltre alla copia metallica della pergamena bianca, è andato anche il drappo della vittoria dipinto a mano dal maestro cavese Ettore Senature. È sempre il Casale Santa Maria del Rovo si è aggiudicato per l'ennesima volta anche il trofeo Città Fedelissima per la migliore esibizione coreografica eseguita in Piazza San Francesco nei giorni scorsi. Prima della proclamazione, l'esibizione fuori programma di 6 archibugieri per Casale, per un totale di 42, che hanno dato vita ad una batteria di sparo per dare un segnale di unità all'interno dell'Associazione Trombonieri, Sbandieratori e Cavalieri del presidente Sabato Bisogno. La gara di sparo tra i Casali è stata intervallata dall'esibizione degli sbandieratori cavensi e dei Città della Cava. A coronare la serata anche i cavalieri della pergamena bianca. Anche quest'anno grande cornice di pubblico allo stadio Simonetta Lamberti. Migliaia di cavesi e non che hanno assistito alla gara di sparo e sostenuto con grande passione i propri colori. Presenti alla disfida anche il giornalista Rai Gianluigi La Guardia e Massimo Brancati, giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno. Oltre al neosindaco di Roccapiemonte Carmine Pagano e dal questore di Rieti Antonio Mannoni, rimasti letteralmente incantati dall'evento che ogni anno vede protagonisti circa 1000 figuranti tra trombonieri, sbandieratori e cavalieri. Soddisfazione per la riuscita dell'evento è stata espressa dal sindaco Vincenzo Servalli, il quale ha sottolineato l'importanza di continuare a lavorare tutti uniti per far sì che questo evento esca finalmente dalle mura cittadine. È un appuntamento della nostra storia, del nostro folklore, della nostra tradizione e della cultura della nostra città, molto importante, nel quale Cava dei Tirreni si ritrova la sua, il suo senso di comunità, il suo senso di solidarietà comune. Ne abbiamo bisogno, anche perché i tempi che stiamo affrontando, i tempi che sono davanti a noi, sono tempi difficili e ha bisogno la nostra città di trovare, ripeto, dentro di sé tutta la sua unità e tutta la sua forza per poter andare avanti bene, come certamente faremo. Avvertiamo tutti quanti noi la necessità che questa bellissima manifestazione, unica nel suo genere a livello nazionale, a livello europeo, possa fare un salto di qualità e diventare, oltre ad essere un elemento fondamentale della nostra tradizione, come dicevo prima, e del nostro folklore, anche un elemento di sviluppo, di promozione della città e di turismo.